eccoci pronti, pronti, pronti. La gara podistica è terminata quest'anno come lo scorso anno, seconda edizione qui alla Sala del Figuitini. C'è stata questa bella trovata grazie agli organizzatori della manifestazione, ma grazie anche agli organizzatori ovviamente di coloro che corrono e corrono molto, dell'associazione Fondi Runners, se non sbaglio, che hanno, si sono un attimino sdoppiati, spieghiamo un po' come è successo, inventando questa atletica del Fico d'India. Marco Stravato, che insieme al presidente Gianluca Accappadiccio hanno avuto questa bella idea di, insomma, di inventare questa nuova cosa. Parliamo un po' di questa atletica del Fico d'India. L'atletica del Fico d'India è nata per caso, così tra amici abbiamo iniziato a passeggiare, corricchiare per 5 km, arrivando al piazzale della polizia e tornando indietro. E così, senza nessun scopo diverso, per stare un po' insieme, per far vivere un po' di sport un po' a tutti, e ci facciamo questa passeggiata ogni lunedì alle 7 per tutta l'estate e speriamo che quest'anno riusciamo a farlo anche magari in un orario molto prima, visto che è notte, farlo anche d'inverno. E così. Ma come vi è venuta questa idea dell'atletica del Fico d'India? All'inizio è nato io insieme ad altre persone che il lunedì non lavorano perché, come si sa, i negozi sono chiusi il pomeriggio. Abbiamo pensato di correre insieme. Io, passando di qui, ho incontrato queste mie nipoti che stavano corricchiando. Ho detto: lunedì prossimo ci vediamo. Ci vediamo, e abbiamo iniziato così a passeggiare e a correre insieme. E così è diventata un evento di tutti i lunedì, e quando in occasione della sagra del Fico d'India ci incontriamo tutti insieme e festeggiamo così. Ma c'ha un nome particolare questa corsa, com'è? Del Fico d'India? Sì. È dovuta alla sagra del Fico d'India? No, io l'avevo anche scritto. Ecco. La corseggiata. La corseggiata. Perché questo nome? La passeggiata è proprio perché unire la corsa alla passeggiata, allora ci è venuto in mente questo nome. Anche perché ho visto molti personaggi importanti, tra cui anche il presidente dell'associazione della Concadore, il buon Giardino Fortunato, che con un numero, un pettorale molto particolare, anche lui ha partecipato a questa situazione. L'abbiamo qui con noi, no? Ci dà anche lui una mano, insieme abbiamo deciso di fare questo evento perché ci è piaciuto un po'. Ma chiediamo a lui un attimino com'è andata la corsa di oggi, Fortunato, com'è andata? Veramente io ero un po' stanco, però vedendo un po' tutti gli atleti io sono fatto prima. Ma tu non è che facevi parte della petta che portava l'acqua, no? No, ho fatto prima io, ma ho visto la registrazione. Abbiamo anche le immagini. Immagini, non preoccupate, questi mi hanno rubato il marchio, No, di questo ne abbiamo parlato, loro non ti hanno rubato il marchio, si sono accodati al marchio. Allora sì, va bene, allora è autorizzato, io quando l'ho appreso gli ho dato l'autorizzazione e loro, tutti gli anni saranno a fianco a me e io ne sono felice. Ok, parliamo invece adesso dell'associazione Fondi Runners, che ovviamente partecipa anche a gare podistiche di una certa importanza a livello anche nazionale, no? Sì, come no. La Fondi Runners è nata a dicembre di quest'anno, abbiamo deciso sempre tutti insieme, vari amici. Perché voi siete un gruppo nutrito, no? Sì, siamo circa una cinquantina di persone per adesso che corriamo e dopo 6-7 mesi è un successo. Noi partecipiamo un po' a tutte le gare che ci sono qui in provincia, in regione, in più qualche gara a livello nazionale di maratona. So anche di qualche maratona oltreoceano. Sì, io personalmente ho fatto per 6 volte la 100 km del Passatore, una gara che va da Firenze a Faenza e attraversa l'Appennino. E sono 100 km che si svolge alla fine di maggio e attraversa tutto l'Appennino, appunto. Stai ottenendo belle soddisfazioni, no? Sì, sono solo soddisfazioni personali, perché non è che ambisco a prestazioni di un certo livello, arrivare tra i primi posti, quello no, però sono soddisfazioni personali. Per quest'anno dovevo partecipare anche alla 100 km del Sahara, ma purtroppo c'è stato quel problema della guerra in Libia e l'hanno annullato, e già sono iscritto per l'anno prossimo, sperando che si faccia. La tua migliore prestazione? Alla 100 km del Passatore è stato 8 ore e 35 e sono arrivato 21esimo. Ottimo risultato. Bene, allora io ti ringrazio di questo buon parlare e grazie a te e anche a tutti i tuoi cari amici podisti, e continuare a correre per molto tempo. Ok, grazie. Grazie Marco.
chiama la tua bimba? Roberta. Come ti chiami? Roberta. Okay. Adesso tu prenderai un numero senza guardare il numero di mamma, eh? Non imbrogliare, eh? Ok. Allora, prendi... Iniziamo con le premiazioni, eh? Allora, prendi il numero. Non guardare, eh? Non guardare, non guardare, non guardare il numero, eh? 246. Ve lo ricordate, no? Chi c'ha il numero 246? Leonardo! Leonardo Conte, che è andato via. Peggio per lui. No, è andato via, Vai. Aspetta. Paolo, una a Paolo. Aspetta, facciamo Paolo. Prendere una a Paolo. Paolo, prendi un numero 8. Dai Paolo, prendi uno. Dai Paolo. Vabbè, vai. Dai, però, beh. Aspetta, mi schiaccio. Dai, prendi uno. 258. Maria Concetta di Benedetto. No, vabbè, questo lo vediamo. Vai ancora un altro. Dai. 2-4-2. Sonia, vai Marco. Sabatino Sonia. Sì. Aspetta, ne ha preso uno Paolo, vediamo un po'. 2-7-3. Ludovica Persiani, la famiglia Persiani è raccomandatissima proprio. Dai, fammelo leggere Paolo. 3-4-6 Marco. Aspetta Paolo, aspetta. No, aspetta. C'è la suspense. Francesca Corina, accompagnata dal papà. Ritira il premio il papà. Dai Roberta, prendi un altro. Ci stai Marco? 297. Pettorale 297. Oksana! Aspetta. Dai, prendi un altro. Aspetta, fammi prendere una Paoletta. No, uno solo. Okay. Bravo Paolo. 274. Elena Grenga, che domenica parteciperà a Lenola alla gara. È già andata a premio, incredibile. Vai. Mischia. Una scatola un po' più piccola, no, eh? 2-6-4. Vincenzo Padrone! Paolo prendine uno, dai! Uno solo, eh! Uno solo, Paolo, uno solo, dai! Uno! Così, bravo, bravissimo! 250! Aspetta! Maria Lucia Stravato! C'è il conflitto di interessi.
c'è un conflitto di interessi. 234. Persiani Roberto. Uno solo. 272 Marco. Bortolin Paola. Bortolin Paola. La famiglia Padrone ha fatto incetta di premio. Vai, tocca a te, dai, dai Roberto. 302. Vai Marco, 302. Aspetta. Immacolata Papa. Dai, dai. Paolo, prendine uno tu. Uno solo, oh? Bravissimo. No, uno solo. Paolo. Così, bravo, bravo, bravo. Ok. 352. Mamma. Emilio Mauriello. Ci siamo salvati in extremis con Maurietti. Grazie a Paolo. Vai, vai Roberto. Marco, 348. 348. Presidente. Va, rinuncio al premio. Biagio Conte. È andato via. Allora 358, vai. Aspetta, aspetta. Pierluca Cherubino. Vai, vai. Chi l'ha preso prima? Prendete uno a testa, dai, uno per ciascuno. Oh, aspetta. Bravo Paolo. Bravissimo. Aspetta. Aspetta, 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 Paolo. 3,57 Marco. Francesco Cherubino. Troppi Cherubino ci stanno qua. Vai Paolo, Paolo dai prendine un altro. Paolo prendine uno, dai. Bravissimo. 3,53 Marco. Elisabetta Ionta. Papa Laura. Poi il 349. Marco 349. Laura Parisella. Abbiamo finito Marco? Dai, vai, prendi uno, prendi ancora, dai. Oh. Domani alle 7 Figo d'India. Beh, allora 283. Aspetta Paolo, dammi questo. Aspetta. Massimo Stravato. Vince un Apollo da Filippo, bello.
Mastro Battista, Laura. Prendete un'altra testa. Dai, Xelle ci va. Aspetta. No, ci danno qualche minuto. Dacci qualche minuto. 3,50. Dall'alto, dall'alto. Proprio per... No, è qua. È il cane, però è assente. Aspetta. 229. Lucio Parisi dell'Atletica Monticellana, dove? È squalificato? È squalificato. Stravato Marco! No, basta, basta. No! Dai, prendi l'altro, prendi l'altro. 251! No, ok, prendi un altro, prendi un altro. 248. 248! Stefania Galeotto. E ti chiama mamma, lì se ti sente, ti chiama. Paolo, hai preso? 301. 301. Corina Enea. Perduto Gino! Abbiamo finito, abbiamo finito. Complimenti a tutti!